La commissione del David a Michelangelo, al tempo della Prima Repubblica, precede, ancorché di poco, la nomina di Pier Soderini a gonfaloniere a vita, il 22 settembre del 1502. Ma i lavori del Buonarroti alla statua e le decisioni politiche susseguenti, con la scelta di esporla sulla Piazza dei Signori, luogo pubblico per eccellenza, videro sempre coinvolto e partecipe il Soderini. Sicché il David può essere reputato anche come l'emblema della fase più vitale della già di per sé eroica Repubblica Fiorentina. I Medici erano stati cacciati dalla città il 9 novembre del 1494, festa del Salvatore, e nei cuori di chi aspirava al rinnovamento, quella coincidenza deve essere sembrata un segno del cielo e della sua volontà. Quegli stessi cuori, del resto, già battevano per un'altra guida, non solo spirituale e morale. Dal 1482, il domenicano ferrarese Fra Girolamo Savonarola aveva preso a infiammarli con omelie vibranti che, puntando sull'orgoglio di Firenze, spingevano i cittadini al recupero di valori spirituali, ma anche morali e civili. Andrea Sansovino, che aveva ricevuto l'incarico il 17 giugno del 1502, non eseguì mai l'opera. Non c'è dubbio però che le imprese più importanti a non vedere il compimento furono le due pitture murali commissionate dal Soderini a Leonardo e a Michelangelo, sempre per la sala del Maggior Consiglio. Alla fine del 1503 venne chiesto a Leonardo di illustrare, nell'ambiente dove si radunava il governo della città, lo scontro accaduto ad Anghiari il 29 giugno 1440, allorché si erano trovate contrapposte le truppe milanesi e quelle d'una lega, che sarebbe poi risultata vittoriosa, composta dai fiorentini, dai veneziani e dalla Chiesa. Il cartone che doveva essere preparato in vista del monumentale affresco era di dimensioni tali da richiedere un luogo confacente alle necessità del Vinci, sicché sullo scorcio del 1503 gli fu concessa la sala del Papa in Santa Maria Novella. Agli inizi dell'anno seguente, Leonardo mise mano all'opera. A metà marzo del 1505, il ponte per principiare i lavori sulla parete era pronto. E dalla fine d'aprile alla fine di quell'anno rimangono attestati di pagamenti agli aiutanti che su quel ponte assistettero il maestro. La memoria del Vasari tramanda le vicende di quella pittura che Leonardo aveva pensato di condurre sperimentando sul muro tecniche esecutive inedite. Ma la soluzione si mostrò fallace. I colori cominciarono a colare e lui fu costretto a recedere. Della scena restano le copie desunte dalla scaramuccia di cavalli e cavalieri e sono derivazioni che a fatica si prestano a lasciar trapelare quale portento avrebbe potuto essere quel groviglio di membra umane e ferine quando, maestoso, avesse campeggiato sul muro lungo della residenza dei signori. Portento, non solo per la grandiosità della narrazione, ma anche per la rivoluzionaria e spregiudicata impaginazione della storia. Il fato, rivelatosi infausto a Leonardo, non si mostrò favorevole neppure al Buonarroti, cui fu dato incarico di affrescare nella medesima sala del palazzo, in una sorta di contraltare a Leonardo da Vinci, un episodio della battaglia di Cascina, dove il 29 luglio del 1364 l'esercito fiorentino aveva reagito vittoriosamente a un improvviso attacco pisano. Nell'autunno del 1504, Michelangelo, dovendo lavorare al suo monumentale cartone, ebbe un ambiente vasto nell'ospedale dei tintori a Sant'Onofrio. Ma lui pure non vide mai la fine del suo progetto. E se Leonardo poté almeno dare avvio alla fase esecutiva, Michelangelo non mise neanche mano ai pennelli.
Nel marzo del 1505 lasciò Firenze per Roma, dove l'attendeva la commissione della tormentatissima sepoltura per il Papa Giulio II. Anche dell'impaginazione che il buon Arroti concepì per la battaglia di Cascina è tuttavia pervenuto a noi qualche ricordo. Celebre è la tavola attribuita ad Aristotele da San Gallo, che si dice esserne replica fedele. Ma di nuovo viene richiesto uno sforzo all'immaginazione di noi moderni per tentare di figurarsi sulle pareti della sala di Palazzo Vecchio lo spiegamento complesso, incalzante e insieme solenne delle figure che Michelangelo aveva messe in campo con la sua invenzione, certo non meno innovativa di quella vinciana. Di quelle due imprese, le fonti tramandano l'impatto forte sugli artisti. Non c'era pittore, scultore e neppure architetto che a Firenze non andasse a copiarsene i cartoni preparatori, definiti da Benvenuto Cellini, con un'espressione rimasta impressa nella storia per la sua icastica chiarezza, la scuola del mondo. E davvero, più o meno tutto il mondo degli artefici allora operanti, fiorentini dunque, ma anche forestieri, sostò, come in un pellegrinaggio, al cospetto di quei due cartoni.